Insieme alla professoressa Manuela Racci leggeremo e commenteremo due strofe, la prima e l'ultima, di quella che gli studiosi considerano la canzone manifesto del Dolce Stil Novo. Si tratta della canzone Al cor gentil rempaira sempre amore di Guido Guinizelli. Per seguire il commento, ti suggeriamo di leggere l'introduzione del manuale a pagina 132 e di seguire con il testo sempre alla stessa pagina. Dice la prima strofa: Al cor gentil rempaira sempre amore, come l'ausello in serva la verdura. Né fe amor antiche gentil core, né gentil core antica amor, natura. Ch'adesso con fu sole, sì tosto lo splendore fulgente, ne fu davanti il sole, e prende amore in gentilezza loco, così propriamente come calore in clarità di fuoco. Leggo la parafrasi. Amor ritorna sempre nel cuore nobile come l'uccello ritorna al fogliame nel bosco. La natura non creò amore prima del cuore nobile, né il cuore nobile prima dell'amore, perché appena fu creato il sole, così immediatamente il suo splendore rifulse. Ne esistette prima della creazione del sole, e quindi l'amore prende dimora nella nobiltà del cuore, così in modo naturale come il calore nello splendore del fuoco. Non puoi separare lo splendore del fuoco dal fuoco, non puoi separare la luce del sole dal sole, non puoi separare l'amore dal cor gentile, sono un tutt'uno. E tra l'altro, volendo fare un minimo di analisi testuale che è veramente è straordinaria quando l'analisi non è sterile ma rimanda proprio al senso della poesia, pensate che continuamente, in modo quasi ossessivo, in questa strofa lui parla di cor gentile, gentil core, gentilezza cor gentile. Ci dà un messaggio, c'è un codice qui, è il senso vero della poesia, la gentilezza appunto del cuore. Chiude così la canzone. Lui dice: arriverò davanti a Dio e Dio dirà: donna, Deo mi dirà, che presumisti, siando l'alma mia lui davanti? Lo ciel passasti e infine a me venisti ed esti in vano amor me per semblanti. Che a me convè la laude, alla reina del regname degno, per cui cessa omne fraude. Dir li porò, tenne d'alte sembianza che fosse del tuo regno, non me fallo, sì lei posi amanza. O donna, dice il poeta, Dio mi dirà quando la mia anima sarà davanti a lui, ma che presunzione hai avuto? Hai oltrepassato il cielo e sei giunto fino a me e mi hai dato come termine di paragone del vano amor terreno? Una donna, mentre a me conviene soltanto la lode come pure alla Vergine per la quale viene meno ogni malvagità. Allora gli risponderò: la mia donna ebbe l'aspetto di un angelo del tuo regno, non fu colpa mia se io ho posto in lei l'amore. Cioè, non è colpa mia, è talmente bella, è un angelo, è come no, caduta qua, è venuta per portare ovviamente salvezza. Ecco l'ultimo elemento che dobbiamo a Guinizelli, Dante volutamente lo riprende. Il gioco, che è un gioco sottile, stilistico e contenutistico tra la parola saluto e la parola salute. Saluto, salute, così anticipiamo già Beatrice. Per i poeti del Dolce Stil Novo, come già per i poeti della scuola siciliana, il saluto della donna amata è, abbiamo visto, ricordate il viatico, no? Se lei mi saluta, se lei mi guarda e mi sorride, io sono salvo. Quindi è il ponte che mi lancia per salvarmi, come dice un grande critico, dall'occhio che annichilisce di Medusa, Medusa che è il peccato, no? È la caduta. Se non mi saluta più, e non c'è più questa corrente che passa attraverso gli occhi e arriva all'anima, l'uomo ovviamente è disperato. E vedremo Dante, la sua disperazione quando Beatrice sdegnata con le chiacchiere su Dante, perché Dante ha, diciamo, come dire, è corso dietro alle fallaci cose, gli dirà lei lassù nel purgatorio, lei appunto non gli rivolge più il saluto. Dante è disperato perché non ha più la possibilità di salvarsi. Capite che importanza viene attribuita al saluto della donna? Allora, saluto gioca in modo molto sagace con la parola salute, che in latino vuol dire salvezza. Salutem è l'accusativo, vuol dire salvezza. Quindi il mio saluto è salutifero, cioè ti porta salvezza e quindi ti salva. Che dire? Cioè, insomma, sono veramente, siamo veramente, secondo me, come dire, è una vertigine, non so, di poesia. E non
non perché io sia una donna assolutamente, però credo davvero, insomma, che questi poeti abbiano regalato al mondo femminile una priorità, una matrice della conoscenza femminile che raramente poi è dato di trovare in poesia.